The New Stories. La tua informazione libera. La speranza è giunta al termine per il piccolo Emile Soleil, il bambino di 2 anni e mezzo scomparso nel luglio del 2023 in Provenza. Dopo 8 mesi dalla sua scomparsa, sabato scorso i resti del bambino sono stati trovati nelle vicinanze della frazione di Hot Vernet, dove risiede la sua famiglia, grazie alla segnalazione di un passante. L'annuncio ufficiale è stato fatto domenica di Pasqua dalla procura di Aix-en-Provence, il 30 marzo 2024. La Gendarmeria Nazionale è stata informata del ritrovamento di ossa nelle vicinanze della frazione di Vernet, si legge. I resti, dopo la scoperta, sono stati trasferiti all'Istituto di Ricerca Criminale della Gendarmeria Nazionale per effettuare le analisi di identificazione genetica che hanno confermato con certezza l'appartenenza delle ossa al piccolo Emile. Attualmente, sul posto sono in corso ulteriori perquisizioni da parte delle forze dell'ordine. Emile Soleil era scomparso il sabato 8 luglio, quando si era allontanato dalla sorveglianza dei nonni materni, che lo avevano in custodia durante le vacanze estive. L'ultima volta che il bambino è stato avvistato, stava giocando in giardino, prima di scomparire nel nulla. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.